Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi racconta tutto ciò che succede all'interno del Consiglio regionale, in particolare i lavori. Nell'ultima seduta si è insediata la commissione d'inchiesta sui vaccini, ma non soltanto, finalizzata la verifica anche del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale. La votazione è stata palese, non ha partecipato Italia Viva. Si è insediata nel corso dei lavori del Consiglio la commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana. È stato eletto presidente Vittorio Fantozzi, vicepresidente Federica Fratoni, vicepresidente segretario Silvia Noferi. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è, diciamo, la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi 2 anni. Da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro, anche attraverso una ricostruzione diciamo in attività costruttiva di questa commissione, si possano impedire il verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Io credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità chiaramente è quella a un confronto, purché sia serio nel merito e delinei, secondo me, oltre ai dubbi, anche gli ottimi risultati che la Regione ha conseguito. Questa Commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia. Tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione, non solo riguardo ai vaccini, ma un po' a tutto il mondo della sanità, perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco, io credo che la Commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante, perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione di pronto soccorso è una evidente conseguenza. Si spera che la Giunta abbia imparato dai propri errori, ma il compito nostro è quello di fare il nostro lavoro fino in fondo, cioè di trovare le criticità e capire chi ha sbagliato nella catena di comando perché non si ripeta. La votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il risultato di contatti informali avuti con i diversi gruppi politici. Abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione d'inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo, le cose si fanno quando servono. Noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava. Devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta. Quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione. Oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo. Noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni a fare i vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno, e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto.
Una rivoluzione verde basata su una vera e propria industria dei rifiuti è quella lanciata dall'assessore regionale Monia Monni durante la sua comunicazione sul nuovo piano rifiuti. Dibattito in aula sul futuro dell'economia circolare della regione. No a nuovi termovalorizzatori, a nuove discariche. Sì alla costruzione di una industria dei rifiuti che sappia stare sul mercato e che tratti i rifiuti non come un problema da risolvere, ma come una risorsa da valorizzare, alimentando un'impiantistica che porti benefici economici ed occupazionali. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuol prevedere, ma anche recuperando abitudini vecchie che erano quelle dei nostri avi, che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Il nuovo piano dei rifiuti in Toscana inverte la rotta attraverso un approccio che si incardina nella normativa sull'economia circolare già varata e che ha introdotto nello statuto, prima regione in Italia, il tema della sostenibilità. La rivoluzione verde, illustrata in consiglio regionale dall'assessore Monia Monni, è una sfida. Trasformare i rifiuti in risorsa e volano di crescita ambientalmente compatibile in termini di innovazione e lavoro. Sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche, per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori. Ci sarà anche una modalità nuova, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in termini di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata. Gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili. E poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare. Colgo un elemento di grande positività: si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante. Critica la capogruppo della Lega Elisa Montemagni. Siamo indietro su tutto, sappiamo che siamo la terza regione in Italia per tariffe, sappiamo che in questa comunicazione si dice tanti no, ma non riusciamo a capire come riusciamo a poter superare la fase transitoria che va da oggi a poi cercare di aprire questo mondo del riuso e della rivalorizzazione di quello che è rifiuto e che è giusto iniziare a chiamare materiale. E quindi abbiamo qualche dubbio su come si riesca a superare le discariche. Il 34% dei rifiuti va in discarica, l'Europa ci dice che dobbiamo rimanere sotto il 10%. Ricordo che la discarica è di fatto l'impianto più inquinante, e non lo diciamo noi, lo dice la Comunità Europea, e non sappiamo tra questo passaggio e quello dove vuole arrivare l'assessore Monni come si farà ad andare a smaltire i rifiuti. Si dice no a nuovi termovalorizzatori, questo lo dice l'assessore, per poi essere contraddetto da una risoluzione del PD che invece dice sì, dove servono vanno riportati e vanno rimodernizzati quelli già esistenti. Ecco, io credo che ci sia una grande confusione interna al PD. Tra l'altro non si parla di governance, che invece è una cosa molto importante, perché secondo noi sarebbe il caso di rimettere al centro i comuni, gli amministratori e i cittadini. Tutti coloro, secondo me, che vogliono fare impresa e che vogliono riportare a vivere dei prodotti che altrimenti avrebbero un fine vita, secondo noi devono essere valutati attentamente con le nuove tecnologie, ovviamente con progetti che siano validi, perché comunque il campo dei rifiuti, come abbiamo visto, è un campo molto pericoloso dove le infiltrazioni, spesso anche mafiose, trovano il loro spazio e purtroppo l'hanno trovata anche in Toscana nei rifiuti speciali, quindi con tanti controlli. Ma noi crediamo che qualsiasi oggetto che può tornare alla vita deve tornare alla vita, e quindi se in questo processo ci aiutano i privati sono i benvenuti.
È l'ennesima battaglia nella guerra delle parole, si parla di transizione ecologica, il piano dei rifiuti cambia nome e si chiamerà piano dell'economia circolare, ma nella sostanza non si è capito noi, ma non hanno capito i toscani e le imprese toscane dove dovrebbero andare i rifiuti, come si farà a diminuirne la produzione, come si farà a migliorarne il riciclo e nella fase di transizione rispetto alla creazione dei richiamati nuovi impianti di quarta generazione, e non si è capito bene cosa dovranno essere, che cosa si farà di quella percentuale di rifiuti che non è riciclabile e che quindi dovrebbe in qualche modo essere trasformata in energia. Peraltro si continua a rinviare la chiusura delle discariche, ad oggi la Toscana conferisce ancora il 35% dei rifiuti in discarica, cioè sostanzialmente mette il proprio sporco sottoterra, determinando così un inquinamento ambientale che è purtroppo diffusissimo e soprattutto continuando a non avere un piano dei rifiuti lascia aperte le porte a infiltrazioni anche malavitose, così come è stato certificato dalla Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose già nel 2018. La capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti ha parlato di una comunicazione ampiamente condivisibile, ma ha puntualizzato che la mancanza di un piano rifiuti è annosa e complessa. Il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti, perché queste sono ancora soltanto delle linee guida. Il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione, e soprattutto non ci è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni, quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse sui rifiuti a tutti i cittadini. È stata approvata in aula la nuova legge sulle case popolari che contiene significative novità. Dopo un lunghissimo dibattito e anche tante polemiche è stato risolutivo l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e condiviso anche dalla maggioranza. Vediamo i dettagli. L'aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla legge di modifica alle disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Nelle dichiarazioni di voto il consigliere Diego Petrucci, rivendicando la dignità del Consiglio regionale e il lavoro svolto in aula e in commissione, si è soffermato sulla importante modifica avanzata dal proprio gruppo che premia la storicità della residenza. La legge che ho citato la commissione prevede un punto per 3 anni di residenza anziché 0, 2 punti anziché 0 per 5 anni di residenza, 3 punti anziché 2 per 10 anni di residenza, a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nei lavori di aula, in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, cioè se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero, appunto siano o no legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana, in particolar modo nelle città toscane. Il testo emendato dopo un lungo dibattito è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astensioni, dopo aver trovato la sintesi in un emendamento, prima firmataria Elisa Montemagni della Lega e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, che prevede l'obbligo per i cittadini, ad esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e che non autocertificano residenza fiscale in Italia, di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Accettiamo la rivisitazione della legge, però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza, è quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero, perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero. La regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente, che è una buona legge, che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni.
Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei 5 anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge lombarda e che noi abbiamo sbagliando ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana, come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Di punto di incontro positivo ha parlato anche il vicepresidente del Consiglio Stefano Scaramelli. È una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che avevamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di 1 anno e mezzo di concertazione. Si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento, che poi di fatto è stato accolto, perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo noi è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in graduatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia. Ed è tutto per questa edizione di Toscana Parlamento, prossimo appuntamento con i lavori del Consiglio regionale la prossima settimana. Grazie per averci seguito.